Filippo era ancora era bravo, che era sempre prestante, era sempre disponibile per tutti. Lui quando c'era bisogno di una mano o un parere era sempre pronto. Troppo dispiace. Io non credevo nemmeno che fosse successo. Ancora un giorno di dolore per Arezzo, è stato infatti il giorno dell'ultimo commosso saluto a Filippo Bagni, vittima assieme a Pietro Bruni della tragedia all'archivio di Stato. Un ragazzo sempre disponibile e la sua disponibilità purtroppo ha provocato anche quello che ha provocato. Una cattedrale piena per l'ultimo saluto a Filippo Bagni, amici, colleghi ed aretini si sono stretti al dolore della famiglia, presente anche la moglie e figli dell'altra vittima dell'archivio, Piero Bruni. Le celebrazioni nel segno del ricordo, del silenzio ma soprattutto della discrezione sono state presiedute dal vescovo della diocesi di Arezzo Cortone Sansepolcro, Monsignor Riccardo Fontane, sono state guidate da Don Alvaro Bardelli che ben conosceva entrambe le vittime. C'era un punto particolare di questa città e di questa chiesa che era il luogo di Filippo ed era la colonna di mezzo della cancellata della Madonna. Da quando lo ricordo, sempre lì, quella colonna in piedi la mattina, perché Filippo faceva parte di quelle decine e decine di aretini che iniziano la giornata e spesso prima di andare al lavoro con il Signore. L'ultimo giorno la Madonna aveva detto a Dresda. Infatti eravamo ancora qui nelle sagrestie quando ci è giunta notizia di questa tragedia e ringrazio Dio di essere stato accanto a Filippo qui al prato in ambulanza a pregare per lui e accompagnarlo con la preghiera e con la soluzione. In prima fila il ministro dei beni culturali Alberto Bonisoli, che ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione ma ha ribadito la sua vicinanza alle famiglie delle vittime. Siamo più che vicini a queste famiglie. Un lungo applauso ha accompagnato l'uscita del feretro.